si parla di vari animali che servono al contadino per coltivare il suo podere, fra i quali, vabbè, a parte il maiale, eccetera, l'asino ha la parte più importante. Dell'asino, per servizio della tua villa. Dall'asino, dice l'adagio, non cercare l'ana, perché è una bestiaccia molto materiale, di poco segno. Perciò è detto asinus, id est, senza segno. In greco è detto onus, cioè onus in latino, carico soma in volgare, è bestia da soma, però ha orecchie larghe e lunghe. È notabile indizio di solidità, sì che porta il vino e beve l'acqua, porta il fieno e mangia stoppia, triboli e cicuta. È però l'asino molto benefico alla villa. Non da spezzare il tutto, perché oltre i molti benefici che da esso si cava, è pure padre del mulo, cosa sì importante. Sia ben personato perché andrà più atto alla fatica e a montare, con belle fattezze di pelo non di cenere, ma nero, rosso o morello. Serve il suo latte di medicinale, massime quello dell'asina nera. Sin la sua pelle per tamburi o crivelli. In villa costa poco. Non si parla mai di far provvigione per l'asino, né di pascolo dell'asino, né di bastio, né di sella, né di briglia, né di speroni, ma d'ogni trista mangia e vive, come spini, sarmenti, barde, eccetera. A schiena nuda, anche senza cavezza, serve sferrato portando 18 rubi come un cavallo e va sul saldo, sì che rende meraviglia chi lo mira. Dico che porta più peso che non pesa lui proprio. La sera poi, levata la soma, vadisi da sé alla busca o a bere, sa sete. Qui vino si riprendano i garzoni perché non l'hanno strigliato, ma ha dato di volta 10 volte per la polvere. Ogni cosa sta bene per conto suo. Ecco le cameriere. Si capisce che era l'italiano.